Questo è il telegiornale di IETV, io sono Igor Pezzi, vediamo i titoli principali di questa puntata. Londra ha ritrovata la lettera che costò a Galileo Galilei la condanna di eresia, a scoprirla un ricercatore italiano. Juncker, niente aerei inglesi in Europa e una quarantena per cani e gatti senza accordo post-Brexit. Frodi alimentari all'estero, 3 made in Italy su 5 sono falsi. Apre a Londra Proceed Clockwise, locale unico nel suo genere, che unisce il divertimento dei giochi di società alla qualità dei prodotti italiani. Elisabetta II, una mano di legno contro la stanchezza, a dichiararlo la principessa Anna. Scoperta a Londra nella Royal Society la lettera che fece condannare Galileo Galilei per eresia dal Tribunale dell'Inquisizione. Nelle sue righe rivolte a Benedetto Castelli scrive: non è il sole a ruotare attorno alla Terra, ma viceversa. A fare la sorprendente scoperta un ricercatore dell'Università di Bergamo che si è casualmente accorto grazie a un errore di catalogazione. Digito il nome di Castelli e mi compare appunto la famosa lettera del signor Galileo al padre reverendo Benedetto Castelli sulla conciliabilità tra sacre scritture e dottrina copernicana. Quel testo che arrivò all'Inquisizione non fu il prodotto di una manipolazione da parte degli avversari di Galileo, ma riflette quella che fu la stesura della lettera. Gli aerei del Regno Unito potrebbero non essere in grado di atterrare in Europa se la Brexit dovesse andare storta, a dichiararlo il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, che inoltre ha aggiunto che una quarantena di 4 giorni potrebbe essere imposta a cani e gatti sia verso l'Inghilterra che viceversa. Non è stata fatta nessuna campagna di informazione reale sulle possibili scenari della Brexit e questo è un vero problema per la gente, dichiara Juncker. Mi chiedo cosa succederà ai 250.000 tra cani e gatti che ogni anno lasciano il continente europeo. Se vuoi andare in Inghilterra per 8 giorni a farti le vacanze, allora forse si dovrà lasciare a casa il cane o il gatto o rimanere a casa del tutto. Queste le parole del presidente della Commissione europea, Juncker. Al di fuori dell'Italia, ben 3 made in Italy su 5 sono falsi e il paese a riscontrare più contraffazioni dopo USA e Cina è proprio il Regno Unito. Vediamo il servizio di Mirko Ricci. Circa i 3/5 dei prodotti alimentari made in Italy che si trovano sugli scaffali all'estero sono falsi. Il paese in cui si riscontrano maggiori prodotti contraffatti dopo USA e Cina è proprio il Regno Unito. Più di 100.000 posti di lavoro compromessi dal mercato del falso, di cui circa il 30% dal mercato del cibo. Un danno annuo di quasi 5 miliardi e 300 milioni di euro di mancate entrate erariali. Circa 90 miliardi di euro sono invece quelli sottratti alle imprese italiane nel settore food and beverage, con una crescita in questo ultimo decennio che varia tra il 55 e il 75%. Grazie alle vendite online e alla globalizzazione, una stima che valuta in circa 155 milioni di euro al giorno assorbiti dal mercato della illegalità. Sono solo alcune delle cifre più eclatanti che emergono dall'annuale rapporto sulle frodi agroalimentari 2018. Il rapporto non si limita a snocciolare dei dati, ma li analizza nel dettaglio per porre poi delle policy per cercare di porre un freno a questo fenomeno che sta rovinando il sistema economico sia italiano che estero. Tra le contestazioni amministrative che si sono rilevate, il 67% riguardano carenze igienico-strutturali, per il 10% irregolarità delle etichette. A Soredich, nella parte orientale della città, ha aperto un nuovo pub che unisce divertimento ai buoni prodotti italiani. Si chiama Proceed Clockwise e la sua caratteristica principale è la vasta scelta di prodotti di società a disposizione dei clienti per passare dell'ottimo tempo in compagnia. Con più di 600 titoli diversi a disposizione non sarà difficile passare dall'acquisto di Parco Vittoria a dichiarare guerra al Giappone. Le nostre telecamere lo hanno visitato, vediamo. Si dice che i bambini cambiano la vita delle persone. Sicuramente hanno cambiato quella di Robert, proprietario del Proceed Clockwise e dei suoi clienti. Da New York si è trasferito a Londra puntando tutto sul suo pub, basato sui giochi di società e sulla cucina italiana. Sono il chef del Proceed Clockwise. Questo è un posto per venire a passare un tempo in società, in famiglia e amici. Abbiamo pizze di qualità artesanale con prodotti di qualità.
Il locale è situato a Shoreditch, nella parte est della città. Si possono trovare tantissimi giochi, ben 600 titoli, con cui passare il tempo in compagnia dei vostri amici o con la vostra fidanzata. Quattro anni fa, quando è nata nostra figlia, abbiamo iniziato a non uscire di casa. Quindi ci siamo dedicati ai giochi di società, unendo il tutto a un buon vino e a un'ottima pizza. Insomma, se volete passare qualche ora di divertimento scegliendo i giochi più famosi o anche quelli più difficili, basterà prenotare il vostro turno al Proceed Clockwise, tirare i dadi e iniziare la vostra partita. Se in Italia il mito di Pinocchio di Collodi ci fa pensare al naso di legno, una versione tutta inglese si sta diffondendo in questi giorni grazie ai tabloid Sun e Mirror. La regina Elisabetta potrebbe usare una mano di legno per salutare i suoi sudditi. Questo è il racconto emerso dalla principessa Anna, unica figlia della sovrana ultranovantenne. Questo è quanto viene riportato nel nuovo libro biografico scritto da Robert Ehrtmann, intitolato The Queen of the World. Una mano meccanica con tanto di guanto di seta potrebbe sostituire quella vera della regina Elisabetta, che da oltre 66 anni agita il suo braccio reale per salutare instancabilmente in ogni incontro pubblico i suoi sudditi in ogni angolo del paese. Mirror e Sun citano la testimonianza della principessa Anna, che limita a raccontare l'esistenza del curioso marchingegno pare regalato alla regina da un gruppo di studenti australiani qualche anno fa, più per scherzo che come soluzione alla stanchezza della sovrana. Azionabile con una leva di legno, sembrerebbe che Sua Maestà abbia mostrato particolare entusiasmo per il dono. Vediamo cosa succede nel weekend. Se avete ancora dubbi su cosa fare nel weekend, vi suggeriamo ben tre proposte per tutte le situazioni. Per passare un bellissimo weekend con la famiglia nei pressi di Chertsey, non potete perdervi l'occasione di visitare il Troup Park. Questo magnifico parco si trova a un'ora e mezza da Londra, dove potrete trovare tantissime attrazioni adatte a grandi e piccoli. Il posto perfetto se avete sempre sognato di dormire in un hotel a forma di squalo. Per tutti quelli che cercano un hotel fuori dal normale a Londra, potete trovare il Sandbar London Yacht Hotel. Situato presso il Royal Victoria Dock, questo hotel galleggiante vi lascerà a bocca aperta per la sua eleganza. Composto da cabine con vista direttamente sul Tamigi, è la scelta ideale per un weekend alternativo. Fino al 21 ottobre avrete l'occasione di visitare l'esposizione su Michael Jackson presso la National Portrait Gallery, nella zona di Trafalgar Square. Una mostra strabiliante composta da quadri, foto e indumenti del re del pop. Qui potete trovare opere di artisti internazionali come David LaChapelle, Todd Gray, Mark Ryden e Andy Warhol. Un'occasione unica per festeggiare i 60 anni della nascita di Michael Jackson. E per questa puntata è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima.